ragazze, ciao ragazzi, sono così impacciata quando faccio questi mukbang perché non so sistemare la videocamera, cioè è praticamente un pianeta a me nuovo, cioè non so come si fa, non so posizionare bene la videocamera, non so come sedermi, non so come mettere le luci, se metterle, dove andare a filmare, perché il primo mukbang l'abbiamo filmato con Tomash nel soggiorno, solo che tipo noi eravamo troppo alti e il tavolo era troppo basso, quindi in tantissimi avete scritto guarda che si deve vedere il cibo, quindi spero che adesso sia meglio, perché appunto ho messo proprio tutto, cioè ho cercato di posizionare la videocamera in modo da farvi vedere sia me che ovviamente il sushi, perché oggi ho ordinato sushi. C'è ancora Lea. Yeah! E comunque quando ordino sushi, allora sono da sola perché Tomas ha un torneo di calcio con i suoi colleghi di lavoro, quindi è tutto un torneo e poi hanno tipo una grigliata, quindi io sono oggi da sola e mi sono detta perché no, ordiniamo sushi, mia roba preferita, e filmiamo un mukbang. Se mi vedete sto letteralmente sudando e mi vengono tipo le goccioline sui gonfetti, che vergogna, è perché non ci funziona il condizionatore e nonostante siamo i primi di maggio ci sono già tipo 30 gradi, quindi in casa, quindi insomma se mi vedete che sto tipo è perché fa un po' caldino, però ho sinceramente tantissima fame perché praticamente oggi non sono riuscita a pranzare ed ho mangiato un plum cake a colazione, quindi potete immaginare che ho parecchio appetito, anche se ieri comunque abbiamo cenato tardissimo, quindi in realtà questa mattina non avevo fame. Allora, le cosine che ho preso al sushi, che cosa sono? Sono gli edamame, vado letteralmente pazza per gli edamame, sono buonissimi e sono anche sani, quindi amo e li mangio sempre come antipasto, credo che sia un antipasto. Poi ho preso 4 nigiri, spero di star seduta a dritta perché sono sempre mezza gobba. Questi sono 4 nigiri al salmone. Poi ho preso i maki fritti con il salmone, quello è crudo, questo invece è cotto. Non mi veniva la parola. Poi ci sono i roll con sempre con salmone, perché io praticamente mangio solo salmone al sushi, non solo ma quasi, con il salmone ed il Philadelphia, e poi hanno i semini di sesamo sopra. E poi ho preso anche i maki semplici con il salmone, perché non mi sono praticamente resa conto che ho preso la stessa roba sia fritta che non fritta, e credo, anzi sono sicura che sia questo è gatto Denver che se ne va in giro per la casa e miagola, io non so, ci sono qua, allora che viene qua? Se ne va dall'altro capo della casa e mi chiama, gatto Denver, sempre così, gatto Denver, arriverà tra non molto. E credo sinceramente, io è sempre così, ordino sempre un sacco di sushi e poi mi avanza per il giorno dopo a pranzo, quindi praticamente domani io avrò già il pranzo. Comunque qui ho messo la salsa di soia, comunque sì, gatto Denver, sono qua. A noi piace, a lui piace che io lo chiami e poi lui mi raggiunge e facciamo finta che lui non sapeva dove fossi. E cosa stavo dicendo? Sì, cercherò di non fare tagli in questo video perché ho capito che i mukbang vanno fatti così senza tagli. E mi danno sempre troppo poca salsa di soia, quindi secondo me questa, anzi sicuramente non basterà. E poi ci sono le mie bacchette rosa che ho preso a Tokyo, però sono molto triste perché io ho le bacchette rosa, cioè ho preso 2 paia di bacchette a Tokyo. Sia queste rosa semplici con la punta marrone, e poi ho preso quelle rosa con i glitter fucsia di Hello Kitty, che però adesso sono a lavare, quindi devo usare queste, sì. Tristissima perché non vedo l'ora di farvele vedere le bacchette di Hello Kitty, invece no. E poi ovviamente bicchiere con cannuccia, e qui c'è la mia Coca Zero, yay! Non sponsorizzato, ci tengo a sottolinearlo, sono io proprio che ormai sono dipendente, poi ho anche l'acqua perché lo sapete, ve l'ho detto, ma solo a cena, a volte a pranzo, ma quasi mai, solo a cena bevo 1 o 2 bicchieri di Coca Zero, bevo sempre 2 litri d'acqua naturale al giorno. E direi che ci siamo, tovagliolo, stile nonna, e direi che ci siamo. Allora, io inizierei con gli edamame proprio da copione, visto che sono un antipasto, e in realtà non finisco mai tutti gli edamame, è impossibile secondo me finirli, te ne danno sempre troppi, forse se si dividono in 2 o 3 è più fattibile, ma poi trovi quello che è vuoto, tipo questo.
scrivetemi quali sono le cose preferite per voi al sushi. Poi volevo menzionare, Dio, sono troppo buoni. Mi sono scritta, scusatemi se non mangio se mangio in modo un po' bizzarro o tonto, mi ero scritta le cose, voglio menzionare il fatto perché ieri quando ho postato, per voi sarà letto ieri, quando ho postato le foto, ieri è andato in onda il video in cui tagliavo la Chanel, che ovviamente era una Chanel finta, che costa pochissimo, e quando ho postato la foto su Instagram e vi ho fatto una specie di scherzo perché non vi ho detto che si trattava ovviamente di una roba finta, in tanti hanno pensato, al momento non me ne sono proprio reso conto, pensavo sì, potesse prendere un colpo, ma pensavo, e la stragrande maggioranza avrebbe pensato che si trattava ovviamente di un fake, invece no, in tantissimi avete pensato che si trattava davvero della mia vera Chanel, e mi è dispiaciuto un po', mi sono sentito un po' in colpa perché vi ho fatto prendere un infarto, tipo, anzi mi scuso, però ho ricevuto anche tanti messaggi, cioè tanti, alcuni, in cui c'erano delle offese indicibili, perché queste persone evidentemente erano convinte che si trattasse della vera Chanel, che quindi io avessi rovinato una borsa costosissima, eccetera. Intanto, prima di giudicare, bisognerebbe un attimino aspettare e non dare per scontato che quello che si pensi è la verità assoluta. Ma numero due, non bisogna comunque insultare la gente su internet, anche se io fossi impazzita, come Jeffree Star, io avessi davvero tagliato in due la mia borsa, non ho comunque un buon motivo per insultare le persone su internet, che poi io penso sempre che sia assurdo che la gente vada su internet ad insultare sconosciuti. È una roba che non mi, cioè non riesco a capacitarmene, ed è da quando ho iniziato YouTube che così, non riesco, ma so che per il 99% di voi è uguale, lo so molto molto bene, io so che è la mia family, so che mi siete molto, lo penso sempre questo, mi siete molto simili, e quindi so bene, però c'è sempre quell'1% di persona che mi lascia sempre così tipo allibita, e quindi mi immagino la reazione di oggi quando avranno visto che comunque non si trattava di una Chanel vera. Ma ripeto, in ogni caso, anche se io come Jeffree Star l'avessi fatto, non si può insultare la gente, né quella che si conosce su internet, quella che non si conosce, né nella vita reale, né ovviamente in rete. E un'altra cosa che molti mi avete scritto, oddio come Jeffree Star eccetera eccetera, perché lui ha sprecato un sacco di soldi eccetera eccetera. Io non voglio giustificare o difendere Jeffree Star, anche perché sinceramente non lo conosco, non l'ho mai visto dal vivo, anche se siamo stati a Bologna al Cosmo Prof nello stesso giorno, ma io avevo il mio incontro e lui aveva le sue altre cose, il suo stand, quindi in realtà non ci siamo assolutamente, non l'ho mai incontrato. Però voglio dire, perché c'è un pelo di gatto nella mia Coca-Cola, che sono ovunque. Ok, molto meglio. Voglio semplicemente dire che per lui, è solo per darvi, non per giustificare lui o chi fa queste cose, magari un domani la faccio anch'io, non lo so, non credo, comunque. Voglio solo, perché penso quanto sia buono il sushi, quindi perdo il filo. Voglio solo farvi capire che i video di Jeffree Star, per esempio, lui fa molte milioni di visualizzazioni ad ogni video. Lui, con i ricavi di un video, di quella Chanel che ha tagliato in due, se ne può comprare tipo altre 4. Quindi è per farvi capire che a volte il mezzo che si usa, comunque tra virgolette, per lui non è stato uno spreco, non è stato una perdita, anzi ci guadagna. Ok, per farvi capire un po' la prospettiva di come funziona YouTube. Poi moltissimi oggetti, se ovviamente noi li acquistiamo per tra virgolette lavoro, perché ovviamente i ricavi vengono da lì, quindi sono effettivamente prodotti, sono effettivamente cose che noi compriamo, che sicuramente Jeffree Star ha comprato per lavoro, ma vabbè, non c'entra niente, volevo farvi capire anche che vengono considerate spese lavorative. Quindi c'è tutto un discorso sotto. Quando vedete uno youtuber che, non lo so,
distrugge, per esempio, stessa cosa quelli degli iPhone, che fanno tutte le prove con gli iPhone, distruggono gli iPhone, eccetera, eccetera. Per loro non è una perdita, perché i ricavi che loro hanno se realizzano quel video sono superiori di 5 volte del prezzo di un iPhone. Quindi è bene tenere sempre a mente questo. Io ovviamente ho distrutto una borsa finta di tipo, non lo so quanto l'ho pagata, 40 euro, una roba del genere. Però ecco, questo, questo volevo sottolineare. Però ci sono rimasta molto male di queste offese, perché non... cioè non avevo detto nulla, avevo postato semplicemente una foto e ci sono rimasta un po' così. Altra cosa volevo dire, in molti mi hanno scritto, però tu non hai fatto vedere una borsa contraffatta vera e propria nel video dove c'è scritto Chanel e che tentano di far passare per borsa originale Chanel. No, e io mi sono dimenticata sinceramente di menzionarlo nel video, ma avrei dovuto, perché si è creata un po' di confusione. L'ho scritto nel commento poi sotto, che io metto sempre in evidenza, però non tutti lo vedono ovviamente, avrei dovuto dirlo nel video, ma mi sono proprio dimenticata. Io non ho potuto comprare una borsa contraffatta perché è illegale, quindi per me sarebbe stato un rischio ovviamente, che non mi interessa correre sinceramente, comprare una borsa contraffatta e poi farla vedere ovviamente in un video, eccetera eccetera, perché acquistare un tipo di borsa, un tipo di capo, qualsiasi cosa contraffatta è ovviamente illegale, quindi non va fatto, per questo che non l'ho fatto. Ho comprato un'imitazione, nel senso che non faceva finta di essere una Chanel, questa borsa era venduta proprio non come, cioè non c'era scritto imitazione, ma era una borsa venduta come borsa in gomma, in silicone, non mi ricordo, non era una borsa venduta per essere spacciata per una Chanel, non ha loghi, non ha eccetera eccetera. Quindi questo contraddistingue un po' i due tipi di tipologia, che poi è molto diversa, perché una tenta di truffarvi e farvi pensare che si tratta di una Chanel, l'altra è ovviamente soltanto una imitazione. Quindi io ho potuto solo comprare un'imitazione, praticamente avrei rischiato io, e ho potuto soltanto farvi equiparare un'imitazione alla Chanel vera. Non potevo farlo con una contraffatta, se avessi potuto l'avrei fatto per farvi capire meglio le differenze e che cosa guardare, però appunto non ho potuto, quindi... Spero comunque che possa essere stato utile, perché mi chiedete, ecco questi, penso che questi edamame li lascerò per domani, e mi chiedete sempre talmente in tanti come si fa a capire se una Chanel è vera oppure no, oppure mi mandate tipo le foto su Instagram eccetera, e io non mi assumo la responsabilità di dire con certezza quella è una fake, quella no, perché è difficile, specialmente se ci sono quelle copie che sono fatte talmente bene che se non le vedi dal vivo eccetera non puoi capire. E alcuni ha sollevato un grosso polverone quel video, alcuni mi hanno scritto sì, ma non è vero, tu non tu sconsigli di acquistare nei negozi vintage eccetera eccetera. Sì, io sconsiglio anche di acquistare nei negozi vintage se voi non conoscete quel negozio, perché molto spesso succede, non molto spesso ma può capitare, che la persona che sta vendendo quella borsa nemmeno sappia che non si tratta di una cosa originale. Può essere che anche quella, la persona nel negozio stesso creda di vendervi una Chanel autentica quando in realtà non è così. È difficile, perché fanno delle repliche sempre più perfette e quindi è sempre più facile, tra virgolette, ricevere fregature. Sono troppo buoni, vi giuro. Io, tra l'altro, quando sono stata a Cortina, perché io seguo Trisha Paytas ed è da lei che ho preso l'idea di fare questi video mukbang. Lei, vabbè, è una grande, io l'adoro, è completamente fuori di testa, ma nel senso buono, l'adoro. E lei spesso i mukbang, non sempre, ma quando fa i mukbang ASMR, li fa davanti al microfono e si sentono tutti i suoni, direi che mastica, eccetera, ti parla sottovoce, è una figata. Però mi manca un po' avere qua il microfono, non lo so, perché secondo me io non sono capace di fare gli ASMR. Però quando sussurravo nel video di Cortina, perché Tomas stava dormendo, quindi sussurravo, ho ricevuto un sacco di commenti che mi dicevano devi fare gli ASMR, che non so nemmeno se si dice così oppure se si dice all'inglese. Ma sì, falli, perché quando sussurravo mi sono quasi addormentato, quindi cavolo, ho pensato, magari ci faccio un pensierino. Però dovrei comprare proprio quei microfoni fatti apposta, eccetera, che sono strafighi.
Il gatto deve essere messo lì tranquillo, comunque mi fissa. Mio Dio, questo sushi è buonissimo. Secondo me è il miglior sushi di Trieste. Ed è top. Ordino sempre le stesse cose. Io sono molto abitudinaria anche nel sushi. Quindi boh, a volte mi piace cambiare completamente. Però nel sushi sono molto abitudinaria. E adesso che ho trovato questa combinazione dei macchi fritti con questo roll con Philadelphia formaggio, vi giuro che non li abbandono più. Un'altra cosa volevo menzionare. Un giorno di te, che cos'è? Che cos'è di te? Vuoi venire anche tu qua, aspetta. Ti metto la sedia. Magari ci fa compagnia da tu, Denver. Se non mi frega la roba. Oh, dove sei, caro Denver? Gatto Denver ha perso quasi tutti i denti sotto e uno o due sopra. Sì, sto parlando di te. C'è un grillo duro bianco. Un poco, poco arancione. Comunque, sempre riguardo il polverone del video di ieri, eccetera, eccetera. Che comunque, ripeto, spero davvero, intanto mi avete scritto che è stato utile per capire quando, se una borsa è finta oppure no. Secondo me, anche avendo comunque solo un'imitazione, sono riuscita comunque bene o male a toccare i punti cardine, le cose più importanti. Sono troppo buoni così con il Philadelphia. Oh mio Dio, per quanto ti piacciono le coccole? Ti piacciono tanto le coccole? Sei mio vecchino tutto bianco, sei un poco tontolone. Sei un poco tontolone. Tu vuoi bacini? Io lo so che tu vuoi bacini. Vabbè, gatto Denver, la gatta invece sta dormendo da qualche parte. Audrey non partecipa mai. Non gliene frega mai niente di quando ordino sushi. Invece Denver impazzisce. Poi quando lascio la cannuccia qua, se adesso lascio la cannuccia qua e me ne vado, lo trovo lui a terra che gioca con la mia cannuccia, me ne frega sempre, sempre, sempre. Comunque in quel video in tanti mi hanno scritto, ma la borsa potevi regalarla a qualcuno per fare beneficenza, eccetera, eccetera. E io qui sul tasto beneficenza vorrei fare una piccola parentesi, che in realtà è una piccola parentesi ma molto importante. Voi, anzi non voi, ma perché ho peli tuoi ovunque, caro Rema? Perché mi devo mangiare i peli tuoi? Ah, è arrivata anche la Stellina. Ciao gatta Stellina! Sto sul tappeto, non potete vederla mai qua. Ciao gatta Stellina! È davvero geloso. E il fatto della beneficenza vorrei parlare, perché c'è questa... Non so come spiegarlo, ma è un po' un credo collettivo che se una cosa si vede su internet in un video, eccetera, significa che succede. Se questa cosa, se qualsiasi cosa non si vede sui social, su YouTube, su internet, allora non esiste. Io invece vorrei dire che la maggior parte delle persone che fa beneficenza e che la fa per il solo scopo di aiutare gli altri non lo fa per soddisfare il proprio ego e per poi vantarsene o farlo vedere, perché io ho fatto beneficenza e quindi applauditemi. Se tu fai beneficenza per fare esclusivamente del bene agli altri, per rendere felice qualcuno, per aiutare qualcuno, ti basta il sorriso di quella persona per renderti felice. Non hai bisogno di postarlo su internet, non hai bisogno di farlo sapere sui social. Ok, perché c'è questa credenza che se una cosa non si fa vedere sui social, praticamente non esiste. E anzi, vi devo anche dire che quelli che la beneficenza la sbandierano sui social, molto probabilmente l'hanno fatta una volta e soltanto per farla vedere nei social. Non sto parlando, qui devo fare sempre un'altra parentesi, non sto parlando di nessuno in particolare, menziono in linea generica, non ho nessuno in mente, ok? Perché so che piace molto il gossip, ma io in realtà non so nemmeno cosa fanno gli altri e non lancio frecciatine. Però di solito, appunto, se qualcuno fa della beneficenza non lo viene a dire, quindi quelli che
avete visto parlarne nei video, nei post vari, roba del genere, probabilmente l'hanno fatto una volta, adesso l'hanno per sentirsi dire bravo o brava. Non è una cosa che mi interessa fare beneficenza per poi venire a dirlo sui social. Quello che faccio so di farlo e sono contenta, ma perché lo faccio? Per rendere contenti gli altri, per aiutare qualcuno. Non mi interessa appunto, non so perché, ma dirlo su YouTube o nei social, cioè non ha senso, non c'entra niente, anche perché molto spesso le persone non interessa essere registrate, filmate, eccetera, ma comunque non c'è Demesa che mi sta scrivendo, non è una cosa che si fa, ecco, chi lo fa davvero non lo sbandiera, e credetemi che sicuramente anche tra gli YouTuber ci sono tanti YouTuber che aiutano, che fanno cose, solo che voi non lo sapete. Non necessariamente tutto quello che si vede è la realtà, e tutto quello che non si vede non è la realtà. Ok, spero di essermi spiegata più o meno. Questo sushi è la fine del mondo. Quando siamo stati questo scorso weekend, ed ecco, sempre ad Amsterdam, perché atterriamo ad Amsterdam, ma poi andiamo ad Alkmaar da De Mezzerik. Abbiamo ordinato sushi. Mio Dio, mi dimentico sempre di quanto fosse buono il sushi nei Paesi Bassi. Non so come mai, ma anche ad Amsterdam, quando abitavo lì, lo ordinavo, era sempre... cioè io devo tirare fuori letteralmente i peli di gatto d'Ever dal cibo. Chissà quanti ne mangio. È buonissimo il sushi nei Paesi Bassi, e anche se vai ad un all you can eat è buonissimo. Invece anche a Milano però è molto buono il sushi. A Trieste tende ad essere un po' gne, a parte se vai in due o tre ristoranti che sono conosciuti eccetera, ma non sono all you can eat. Però il sushi medio è molto più buono ad Amsterdam o ad Alkmaar, amo il ristorante ad Alkmaar dove andiamo sempre, rispetto a quello di Trieste. Non so, appunto, a Milano so che è buonissimo in realtà, quindi secondo me dipende un po' da quanta concorrenza si ha. Quando hai un sacco di fame e poi finalmente ti arriva il cibo e sei tipo... Oh! Musichetta celestiale quando è arrivato il ragazzo delle consegne. Buonissimo, buonissimo. Anche perché Tomas aveva questo torneo, e tra l'altro lui, oh mio Dio, mi sto macchiando, scusate se non è molto figo vedermi che mi lecco le mani, probabilmente non dovrei farlo. Tomas aveva questo torneo, e siccome non può giocare a calcio, fa praticamente il coach della squadra, non lo so, lì in ufficio. Fanno sempre tornei, robe tipo ping pong, oppure tornei di calcio, grigliate, ma è figo. Perché stanno bene assieme, sono tutti amici, quindi è carina come cosa. Vi giuro. E poi c'era anche Stefano, il ragazzo che conoscete. Ho visto che è piaciuto un sacco, tipo... Abbiamo filmato un paio di volte questi due nostri amici, Stefano e Nancy. Lei è greca, era la ragazza che ci ha fatto le patate al forno, ricetta greca, che poi tanti voi hanno rifatto, buonissime, sono buonissime. E tantissimi, quando avete visto lui, siete impazziti, e avete fatto un sacco di complimenti, poi gliel'ho detto, e tipo era super contento, imbarazzato, rideva. Comunque anche lui c'è stasera, ovviamente, perché è un collega di lavoro di Tomas, solo che... Nancy, ho chiesto a lei, perché se ci sarebbe stata anche lei, mi ha detto no perché aveva altre cose da fare questa sera e sarebbe potuta venire però sul tardi, quindi alla fine mi sono detta Tomas vai e io ti aspetto a casa, anche perché non so come faccio a Trisha quando filma i video, che io quando mastico mi vergogno a parlare, cioè non lo so, non ce la faccio. Ma sì, sostanzialmente questo, alla fine non ci sono andata, anche perché devo ancora, devo rispondere a un sacco di mail, devo firmare due contratti e preparare tre fatture. Quindi non avrei fatto in tempo, anche perché poi devo... Probabilmente non ci sarà molto montaggio. Penso che questi li lascerò direttamente, ma no, assaggiamone uno, ma li lascerò direttamente per domani. E quindi, che cosa stavo dicendo? Vabbè, ho pensato di raccontarvi
che cosa abbiamo fatto ieri per compleanno di Tomas e siamo andati un'ora di mattina la volava e poi siamo andati da Prada e quindi gli ho detto di scegliere quello che voleva e gli ho fatto dei regali da lì e gli ho regalato. Poi alcune cose se le ho prese anche lui, è andato tipo in shopping spree mania totale e, però gli ho regalato un paio di pantaloni tipo jeans, non sono proprio jeans ma quasi, di un bellissimo colore bordeaux, non ne ha nemmeno un paio di questo colore, quindi gli stavano molto bene. Poi gli ho comprato una t-shirt azzurra, molto carina, con taschino, e poi lui sta molto bene l'azzurro perché ha gli occhi chiari. E, a me invece anche sugli occhi chiari mi sta malissimo, vabbè, sfiga della vita. E poi gli ho preso un paio di un costume praticamente rosso, sono tipo i bermuda, come si chiamano, i pantaloncini, costume rosso, ed ero molto contenta. Poi siamo andati a cena alle Botti, che è un ristorante qui a Trieste, vabbè ovviamente nessuno lo conoscerà, a meno che non siate di Trieste, non so perché ho detto il nome, ma è il primo ristorante in cui siamo usciti io e Tomas la prima sera, proprio siamo andati là, per puro caso, cioè siamo andati in un posto X, e poi però è diventato tipo il nostro ristorante, quindi siamo andati lì. Ho postato qualcosina su Stories. Non pazzisco. È buonissimo. È davvero buonissimo. Poi comunque. E poi dopo la cena siamo andati a mangiarci il gelato nella gelateria nostra, che è sempre buonissimo. Fatemi sapere se sono brava a fare i mukbang, se devo cambiare qualcosa, se devo comprare il microfono quello grande e parlare sussurrando come fa Trisha, nel senso aiutatemi a migliorare. Buonissimo. Comunque in molti mi avete anche scritto, visto che ho menzionato un paio di volte Shane Dawson, così non so, dei vlog, non so in quale video, e mi avete detto che l'avete scoperto grazie a me, il che mi sembra assurdo, cioè che uno youtuber così famoso e pazzescamente grande venga scoperto da qualcuno grazie a me, quindi già è assurda questa cosa per me da pensare, però sono contenta che vi piacciono i suoi video, a me specialmente gli ultimi che sta facendo, in cui praticamente crea lui una tipologia di video e fa delle mini serie da 2, 3 o 4 puntate, mi stanno piacendo tantissimo. E lui è stato uno di quei youtuber che io all'inizio conoscevo ma non seguivo tantissimo e sto apprezzando invece molto di più negli ultimi anni. Credo sia proprio il mio youtuber preferito. Ho dovuto riaccendere la videocamera perché non stavo più registrando, anche se alla fin fine non guardo tantissimi youtuber, non... perché sto pescando il riso della ciotolina di soia, non lo so. Non guardo tantissimi youtuber, più che altro perché non ho il tempo proprio materiale per guardare gli youtuber, anche se mi piacerebbe. Però lui è proprio uno di quelli che se fa un video, cioè ho visto che ha caricato un nuovo video, che sarebbe questo, My YouTube Channel is Dying, Graveyard Girl, praticamente aiuta una ragazza che fa video, le fa anche video di make up ma non solo, fa video anche un po' strani a volte su roba infestata dai fantasmi eccetera, che comunque mi piace, e quindi sta aiutando tipo lei a rimettere in sesto il suo canale perché sta perdendo un sacco di iscritti apparentemente, non lo so, devo vedere il video. Ha menzionato qualcosina, ha fatto un piccolo teaser nel video di ieri dicendo che appunto voleva fare un video del genere, quindi sono molto curiosa di vederlo e penso che quando ho finito questo mukbang mi metto subito a guardare il suo video. E poi devo mettermi, lo sto dicendo prima, con... scusate, se posso fare a parlare, a mangiare quando finisco di mandare email, va bene, perché se vi sto dicendo tutta sta roba noiosa, poi dovrò anche fare il montaggio ovviamente di questo video. Quindi in realtà ho fatto diversi acquisti ultimamente, non vi ho ancora fatto vedere niente perché ho in mente di fare un acquisto ancora più grosso, ancora più grosso, e sto aspettando però di avere più news e di vedere se riesco a trovarla questa cosa. Quindi sto aspettando di avere... Ma perché mi devo macchiare nei modi più stupidi io? Cioè, veramente... Che video assurdo.
E sto aspettando di vedere se, se non so se posso dar fastidio il rumore di me che mi succhio le dita, però devo vedere appunto se riesco ad avere questa cosa che sto cercando e in che tempistica, perché così la includo nel nuovo video haul. Questo è quello che ho in mente, per questo che ancora non vi ho filmato, perché è tipo da un mese che vi sto dicendo devo filmare un video haul, e tra l'altro ho un sacco di roba nuova che io non sto ancora usando perché non vedo l'ora di avere quest'altra cosa e poi farvi un video collettivo unico. Questi con il Philadelphia sono la fine del mondo, sono spaziali. Comunque dovreste vedere il mio studio, che è letteralmente, quasi letteralmente inagibile, perché sono strapiena di scatole, scatoloni di roba che ho comprato, di roba che mi è arrivata, che vi devo far vedere. Però appunto voglio aspettare quest'ultimo mega acquisto che spero di riuscire a fare, devo vedere un attimino. Non voglio svelare troppo, per questo che non voglio dire troppo. Comunque, sto pensando ultimamente che io e Tomas dovremmo... Buonissimi anche i nigiri. Farci un abbonamento su Netflix, perché penso che siamo tipo gli unici al mondo a non avere un abbonamento su Netflix. Poi però sarebbe molto, molto dura per me, perché penso che ci siano tutti i film di Stallone possibili e immaginabili, tutte le puntate di Walker Texas Ranger, e quindi forse è meglio che io non lo faccia. Forse è meglio che io non proponga a Tomas un account Netflix, non lo so, voi vi trovate bene. Fatemi sapere anche quali serie TV mi consigliate di vedere, se mai decidessimo di prendere Netflix, perché c'è una serie TV che si chiama, veramente parlo in tessino, che si chiama Stranger Things, e in tanti mi avete scritto che mi piacerebbe sicuramente, che è una roba non di fantasmi ma tipo horror, quindi un po' intricato così. Io non so niente, quindi vi prego, no spoilers, non scrivetemi niente di Stranger Things se poi lo vedo, perché non voglio rovinarmi questa serie TV. Però mi hanno detto tutti che è bellissimo, che mi piacerebbe tanto, quindi vorrei prendere Netflix solo praticamente per Stranger Things. So che si chiama così, sì, penso di sì. Però fatemi sapere davvero se è davvero bella questa serie, soprattutto quali altre serie mi consigliate, perché siamo tipo siamo tipo come i vecchietti che guardano soltanto i film in TV e non hanno Netflix, siamo tipo gli unici. Quindi penso che dovremmo fare qualcosa. Scusatemi. Ok, allora abbiamo avanzato due maki Philadelphia e salmone, un nigiri salmone, due maki salmone cotto con salsa teriyaki e fritti per domani, pranzetto, questo è il mio pranzetto per domani. E poi ho avanzato praticamente mezza porzione di edamame, che sarà un antipasto, che ho già tra l'altro lanciato via il tappo, vado a richiudere tutto. E poi ho avanzato quasi tutti, a parte uno, i macchi al salmone. Quindi adesso che praticamente ho anche il pranzo per domani, continuo a ribadire che danno sempre troppo poca salsa di soia, o sono io che mangio troppa salsa di soia. Mangio salsa di soia, però ogni volta che gli scrivo extra salsa di soia, sapete quando si ordina, glielo scrivi extra salsa di soia, mi danno sempre comunque due bustine di salsa di soia, cioè è così, è inevitabile, è così, e mi fa ridere perché a volte non è questo il caso, sì è questo il caso, mi hanno, cioè sono sotto, quando ordini un sacco di sushi e loro pensano che il cibo sia per due, è veramente un insulto, perché è come dire mangi troppo, mangi per due. E quindi io ogni volta sto lì e guardo, avranno dato un paio di bacchette o due, e irrimediabilmente sono due, e ogni volta penso cavolo, ho ordinato troppa roba, cioè mangio per due, non va bene, non è normale, però vabbè, alla fine
mi è avanzato un bel po' di roba e quindi sono contenta. Sto cercando proprio di non abbuffarmi fino a quando non ho proprio più fame. Sto cercando più che altro di non di lasciare un po', ma non, di non saziarmi proprio fino a star male. E quindi sì, questo è quanto. E penso che allora, dolce non ho niente, ve lo dico subito. L'ultimo sorso di Coca-Cola sarà il mio dolce. Io detesto vedermi quando bevo, però è troppo buona la Coca-Cola. Sì, io non ho dolci in casa, dovete sapere, perché se tu praticamente compri, non lo so, una cioccolata, tu puoi riuscire a mangiarne un pezzetto, poi quando le vedete tomarsi la finisce. Cioè, io ho comprato le Kinder Brioso, ho mangiato una Kinder Brioso, tutto il pacco è scomparso. Ho comprato il tubo dei Ringo, i biscotti preferiti di Tomas, e io ho mangiato il primo, ok, il primo, faccio, guarda, prima che inizi posso prendere solo uno, perché poi immaginavo che non, cioè, non avrei più visti. Quando sono tornata c'era soltanto il pacco vuoto, quindi io praticamente non posso avere nulla di dolce. Demelza e Vic ne sanno qualcosa, perché ogni volta che noi arriviamo su da loro ci fanno trovare pacchi e pacchi di Strohwaffel ricoperti, sono dei dolci tipici che io adoro, e Tomas anche, tipici olandesi, ricoperti di cioccolato bianco. Tomas impazzisce, io assolutamente non posso toccarli, se li mangia tutti. Infatti non ne ha avuto uno da riportare a casa. Demelza credo abbia comprato 5 confezioni, ogni confezione ha uno Strohwaffel, che sono grandi così, ok, con caramella e cioccolata. Quindi ecco, per farvi capire, praticamente in casa nostra non si può avere niente di dolce. Se compri qualcosa di dolce finisce in giornata, matematico. Quindi niente, questo è tutto ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo mukbang. So che non sono bravissima a farli e quindi accetto assolutamente tutti i vostri consigli, tutti i vostri suggerimenti, se avete idee, se avete qualsiasi cosa, davvero aiutatemi a migliorare questi mukbang, perché siete sempre molto più bravi di me, siete sempre molto più, non lo so, sapete sempre molto più di me, quindi aiutatemi a migliorarli se vi piacciono. Spero vi piacciono davvero, spero. Io mi diverto a filmare in mukbang, perché chiacchiero, così posso chiacchierare a ruota libera e mangiare, il che non fa mai male, perché io veramente, specialmente sushi, mi ero già ripromessa un giorno, ok, quando rimango solo a casa, Tomas magari ha qualcosa, qualche altra cosa deve uscire, io filmerò un mukbang da sola con il sushi, e l'ho fatto, yes! Comunque, questo è quanto. Sto pensando di tagliare un po' i capelli, nei prossimi giorni vado a fare i colpi di sole, ma solo per la ricrescita, però sto pensando anche di tagliarli un po', boh, non lo so, perché alla fine poi mi pento e mi mancano i miei capelli lunghi. Però questo è tutto, un bacio grandissimo mia family, ma ricordatevi che vi voglio bene, ricordatevi che leggo sempre tutti i vostri, aiuto, mi faccio saltare la roba, ricordatevi che leggo sempre tutti i vostri commenti, che se mi vedete per strada potete sempre venire a salutarmi in qualsiasi momento, se sono da sola, in compagnia, se sono in ristorante, venite sempre a salutarmi, mi fa sempre davvero piacere, chiedetemi di farvi una foto con me, perché siete sempre così timidi, che ogni volta avete il cellulare pronto e tipo, e io vi guardo e voi non mi dite niente, io vi dico, ma il cellulare, volevi fare una foto? E voi, sì! Cioè mi succede quotidianamente, quindi vi prego, venite a salutarmi, se volete farvi una foto chiedetemelo, a me fa piacere, sono contenta di incontrarvi, davvero. Quindi è importante per me che lo sappiate, che mi fermiate e che mi chiediate di farvi una foto con me, perché è impensabile per me essere carina in videocamera e volervi bene, e poi invece se mi avvicinate, cioè vi dico, no, cioè è impensabile, non è possibile una roba del genere, quindi come sono così mi vedete anche in giro, quindi fermatemi e niente, leggo tutti i vostri commenti, anche se non riesco a rispondere a tutti, ma cerco di lasciare più cuoricini possibile in modo che almeno vedete che li ho letti e niente, questo è tutto via family, vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte, sempre fortissimo e noi ci vediamo. Questo video lo vedrete domani, che è mercoledì, quindi noi ci vediamo giovedì con un nuovo video, domani con un nuovo video, 17.30, quasi sempre ce la faccio alle 17.30, spero. Comunque, nuovo giorno, no, nuovo video, ogni giorno, da lunedì a venerdì. Mua, 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 vi voglio bene, ciao!